ma in ogni caso crediamo in quella comunione spirituale che ci rende un solo corpo e una sola anima nella preghiera, in quanto è lo Spirito di Dio che veramente ci accomuna tutti quanti qui nella preghiera questa sera, dove immaginiamo di essere come Gesù e gli Apostoli nel cenacolo, nel celebrare la cena del Signore. Abbiamo sentito le letture che ci sono state proposte per questa celebrazione della cena del Signore. La prima lettura, presa proprio dal libro dell'Esodo, ci parla della cena ebraica, così come Yahweh aveva pensato, che è diventata la Pasqua, la Pescia ebraica, che ricorda proprio il passaggio del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto alla libertà della terra promessa. E la Pasqua dell'antica alleanza, quell'alleanza che il Dio aveva stipulato con Abramo, con i profeti, con Mosè, quell'alleanza che però andava rinnovata. E questo rinnovo è avvenuto proprio in Gesù. Gesù difatti è colui che realizza la nuova ed eterna alleanza, quella che non verrà mai più meno fra Dio che è Padre, che è misericordia, che è amore, e il suo popolo, il nuovo popolo santo di Dio che è la Chiesa costituita dai battezzati, da coloro che hanno ricevuto il dono dello Spirito nell'acqua e sono diventati il nuovo popolo eletto e santo di Dio. Tutto questo mistero noi lo viviamo e lo celebriamo e lo rendiamo anche attuale ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. La narrazione della cena del Signore questa sera l'abbiamo letta attraverso le parole di San Paolo, che scrive alla comunità di Corinto. È bello l'inizio di questa lettera. Prima di narrare i fatti, San Paolo dice alla comunità: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. C'è una tradizione, c'è una trasmissione fondata sulla successione degli Apostoli che ci permette di vivere quell'esperienza che Gesù ha vissuto nel cenacolo con gli Apostoli. Ed è l'esperienza della cena del Signore, quel pane che diventa corpo, quel vino che diventa sangue, la presenza reale di Cristo Gesù, quella presenza che non ha mai abbandonato la sua Chiesa e che si rende attuale e si rende nuova ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia. Questa è la nuova alleanza, in attesa del ritorno trionfale di Cristo nel giorno del giudizio, quando lo incontreremo faccia a faccia. Ma ogni volta che noi celebriamo la Santa Messa, incontriamo realmente presente il Signore nella parola e nel pane sacrato. E qui oggi noi ripeteremo quello che ci è stato trasmesso e che è giunto fino a noi. In quella notte il Signore disse: questo è il tuo corpo, e disse: questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue. Ma disse anche: fate questo in memoria di me. Questo mistero della presenza di Cristo nell'Eucaristia si ripete nella storia fino alla fine dei tempi. E tutto ciò è possibile grazie all'istituzione del sacerdozio che il Signore ha compiuto proprio
rinnovare le proprie impegni presbiterali, le proprie promesse. Ebbene, però vogliamo ricordare il dono del sacerdozio, vogliamo ricordare e pregare tutti i sacerdoti della nostra Chiesa. Sappiamo che non c'è Eucaristia senza sacerdote, ma non c'è neanche sacerdote senza Eucaristia. Tanto più lo abbiamo e lo stiamo sperimentando in questi tempi di pandemia. Quando sentiamo la nostalgia di partecipare attivamente all'Eucaristia attorno ai nostri sacerdoti, ma vediamo anche l'impegno dei nostri sacerdoti a continuare a celebrare l'Eucaristia anche senza la presenza fisica del popolo, proprio per continuare a rendere lode a Dio e a celebrare questo unico ed eterno sacrificio di Cristo che ancora si dona per la salvezza dell'umanità intera. Forse stiamo apprezzando ancora di più il dono del sacerdozio per la nostra Chiesa. Preghiamo per i nostri sacerdoti, preghiamo per il dono di sacerdoti alla Chiesa, perché non venga mai meno l'Eucaristia, questa parola e questo pane che è sostentamento per la vita spirituale e per il cammino di fede, di cui non possiamo fare a meno, non possiamo fare a meno. Ma in questo giorno noi ricordiamo anche un altro gesto che solo l'Evangelista Giovanni riporta nel suo Vangelo. Voi tutti sapete come l'Evangelista Giovanni non riporta la narrazione della cena del Signore, ma riporta però questo gesto della lavanda dei piedi. Quest'anno non la faremo, proprio perché non è possibile. Però vorrei recuperare il significato vero e profondo di questo gesto del Signore. Un gesto veramente umile, che l'ha reso servo. Servo non solo di Yahweh, come ancora sperimenteremo e leggeremo soprattutto domani, quando mediteremo sul servo sofferente, ma si è fatto servo cingendosi di un grembiule e lavando i piedi, il lavoro dello schiavo, proprio perché lui si è abbassato, si è reso umile, servo, per salvare e liberare l'umanità dal peccato. Ma facendo questo, lui ci ha dato l'esempio. Lo dice lui stesso. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. La dimensione della carità. Non possiamo celebrare l'Eucaristia come sacrificio e dono a Dio da parte dei sacerdoti, se poi questa Eucaristia non trova nella carità il suo modo di esprimersi, non trova nella vita che si fa dono nel mondo, in mezzo ai poveri, ai malati, ai sofferenti, agli emarginati, agli emigrati. Lì noi troviamo ancora la presenza reale di Cristo. Oggi è il giorno in cui più che mai pensiamo al corpo santo di Cristo, quel corpo che noi adoriamo nell'Eucaristia, pane, vino, 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 corpo e sangue, ma quel corpo di Cristo che noi celebriamo anche nella Chiesa, in quanto è il corpo del Signore, come ci ha insegnato San Paolo, quel corpo mistico di cui Cristo è il capo e noi siamo le membra. Ma noi sappiamo incontrare Cristo non solo nell'Eucaristia, non solo nella Chiesa, ma in quella carne ferita che è il corpo di tanti nostri fratelli e sorelle che sono feriti
dalla sofferenza, dalla malattia, dalla fragilità umana. E qui si esprime la carità. Allora vorrei, cari fratelli e sorelle, che questa sera portassimo veramente nel nostro cuore questo grande dono che il Signore ci fa, di poterlo incontrare, di poterlo incontrare con gioia nell'Eucaristia, nella Chiesa e nei fratelli feriti, perché così noi possiamo veramente accogliere il dono della liberazione e della salvezza in questo Cristo Gesù che ci ha voluto bene e ha detto: io sarò con voi fino alla fine dei tempi. E questo noi lo crediamo e lo professiamo con la nostra vita.